all my flows are for the optimistic cynic. Shit, ho got a hell of a grip. There's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all. Se volete acquistare Grid a un prezzo veramente bassissimo, passate in descrizione da Francesco Salamone, vi lascio appunto il link al suo profilo e quando lo contattate non dimenticatevi di comunicargli il mio codice JustEase per avere un ulteriore 5% di sconto. Buona prima ragazzi, qui è JustEase, siamo tornati con questo nuovo episodio degli Overall Prediction. Siamo con un altro episodio riguardante la Serie A, ho deciso di fare due episodi solamente per il nostro campionato, poi farò un episodio per ogni campionato, il prossimo sarà la BPL, quindi cominciate fin da subito a consigliarmi nei commenti giocatori della BPL che volete che io tratti, ne farò 6 per episodio, quindi consigliatemi i primi 6 giocatori della BPL che volete vedere. E niente, direi di partire subito, prima di iniziare però lasciate già un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 150 come lo scorso episodio, mi raccomando. E voglio ringraziare Mars, che è il mio grafico, che ha curato tutta la grafica di questo video, quindi tutto il concept delle card eccetera eccetera, quindi mi dimentico sempre di ringraziarlo, questa volta no, lo trovate in descrizione, mi raccomando, passateci. E niente, iniziamo subito il primo giocatore che è Bertolacci, che è passato dalla Roma al Milan per 20 milioni di euro proprio qualche giorno fa. Bertolacci in questa stagione ha collezionato ben 6 gol e 8 assist in 34 partite in Serie A team. Io me lo immagino quindi con un upgrade di più 2, con più 2 velocità, più 3 dribbling, più 2 tiro, più 2 difesa, più 2 passaggio e più 1 fisico, con 3 stelle piede debole e 2 stelle di mossa abilità. Prossimo giocatore che è Kondogbia, come saprete è passato all'Inter dal Monaco per 30 milioni di euro. Kondogbia che giocando come mediano non ha avuto un bottino realizzativo così cospicuo, infatti ha fatto un gol e un assist in Ligue 1 in 23 partite e un gol in Champions League. Mi immagino Kondogbia con un upgrade di più 2 perché comunque ha giocato un ottimo campionato, con più 2 velocità, più 2 dribbling, più 2 tiro, più 3 difesa, più 2 passaggio, più 2 di fisico, con 2 stelle skill e 2 stelle piede debole. Prossimo giocatore che è Miranda, il neo acquisto dell'Inter, infatti è stato acquistato dall'Atletico Madrid per 9 milioni di euro. Miranda è un difensore veramente molto solido, sia in real life che su FIFA si potrà dimostrare una carta veramente buona da avere in Serie A. Mi immagino Miranda con un upgrade di più 1, quindi più 1 velocità, più 1 dribbling, più 1 tiro, più 1 difesa, più 2 passaggi e più 2 fisico, con 3 stelle piede debole e 2 stelle di mossa abilità. Questo giocatore che potrà essere veramente il difensore più usato, si potranno fare bellissime ibride con questo giocatore brasiliano dell'Inter, si potrà sfruttare la tripla intesa con Juan Jesus, insomma si potranno fare bellissime cose, vedremo se sarà devastante come quest'anno, perché se lo sarà saranno veramente cazzi per tutti. Prossimo giocatore Alvaro Morata, beh non c'è nulla da dire su Alvaro Morata, ha fatto una stagione eccezionale, ha realizzato ben 5 gol e 2 assist in 12 partite di Champions League, 8 gol, 5 assist in 29 partite di Serie A team e 2 gol in 4 partite di Coppa Italia, veramente una stagione eccezionale, ha trascinato la Juve soprattutto in Champions. Mi immagino quindi un upgrade di più 3 con più 5 velocità, più 4 dribbling, più 4 tiro, meritatissimo a mio parere, più 2 difesa, più 3 passaggio, più 3 fisico, con 3 stelle skill e 3 stelle piede debole. Prossimo giocatore che è Valdifiori, il neo acquisto del Napoli, che infatti l'ha prelevato dall'Empoli per una somma tra i 5 milioni e mezzo e i 6 milioni di euro. Giocatore che comunque nonostante sia vicino ai 30 anni ha fatto un'ottima stagione con l'Empoli, nonostante non sia mai andato a segno in campionato. E io mi immagino quindi un upgrade abbastanza consistente per lui, quindi un più 3 con più 3 velocità, più 1 dribbling, più 1 tiro, più 3 difesa, più 2 passaggi e più 2 di fisico. Un ottimo centrocampista argento con 3 stelle piede debole e 2 stelle skill. Ultimo giocatore di oggi è Murillo appena acquistato dall'Inter per una somma intorno agli 8 milioni di euro. Murillo che è un difensore molto molto forte soprattutto su FIFA, quindi potrà essere un difensore economico ma devastante allo stesso tempo. Immagino un upgrade contenuto ma comunque che lo renderà ancora più devastante, con più 2 difesa, più 2 fisico, più 1 velocità, più 1 dribbling, più 1 tiro, più 1 passaggio, con 2 stelle skill e 2 stelle piede debole che non sono fondamentali per un difensore. Mi aspetto veramente tanto da questa carta su FIFA 16, veramente potrà essere un difensore, ripeto, economico ma devastante, un po' come era Onuoha in BPL quest'anno che era usato da tutti. Questo avrà delle caratteristiche leggermente diverse, sarà meno veloce però sarà comunque altrettanto devastante a mio parere, quindi mi raccomando seguite bene questa carta su FIFA 16 perché si potrà rivelare molto economica ma molto devastante. Bene ragazzi, questo era l'ultimo upgrade, diciamo l'ultimo overall prediction di oggi, quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ve lo ripeto, superiamo i 150 mi piace, mi raccomando trovate il grafico in descrizione, commentate con i giocatori della BPL che volete vedere nel prossimo episodio che sarà appunto del campionato inglese, mi raccomando come al solito iscrivetevi se non avete ancora fatto, noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio come sempre per la visione, ciao a tutti.